L'inclusione sociale è un tema molto di attualità, sempre più di attualità. Noi abbiamo affrontato questi 3 giorni mettendo in rilievo 3 cose. La prima, che è nata formalmente anche in questo territorio, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, che non è la sommatoria delle 3 centrali cooperative, è un valore aggiunto. Lo si vede anche da questi 3 giorni, abbiamo lavorato insieme, prodotto progetti e programmi soprattutto per il futuro. L'Europa, perché l'Europa è il contenitore che può davvero fare la differenza sull'inclusione sociale. Oggi l'Europa ci dice che ci sono circa 90 milioni di cittadini europei sotto la soglia della povertà. E il progetto dei prossimi 7 anni è mettere a frutto le risorse che la comunità europea mette a disposizione per abbattere questa percentuale di almeno 20 milioni di cittadini. E ognuno dovrà fare la sua parte, i territori in particolare, e noi ci poniamo, diciamo, alla testa di questa rete come mondo cooperativo, coinvolgendo tutti, istituzioni, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, mondo del sapere, della formazione, per modificare questo assetto dal basso, dai territori, e costruiremo nei prossimi mesi progetti per tentare di portare da questa parte nell'inclusione quelli che oggi sono molti e sono gli esclusi di questa società. In uno degli interventi si parlava del valore del volontariato, quindi anche poi del valore della cooperazione. Beh, io le associerei, cioè le metterei insieme, il valore del volontariato, come abbiamo ascoltato oggi per esempio in uno dei dibattiti, dei 7 dibattiti che abbiamo affrontato in questi 3 giorni, soltanto nella nostra provincia siamo riusciti a definirlo in valori economici, diciamo, per oltre 5 milioni e mezzo di euro, diciamo, quindi è un valore aggiunto, è lo 0,3% del PIL di questa città, dico io, ecco. Ma, e quindi è fondamentale, deve essere messo insieme ai lavori di cooperazione, soprattutto, come veniva ricordato, al tema della mutualità, perché la mutualità fra le imprese e dentro le imprese, anche queste sono valore aggiunto, soprattutto in un momento di crisi e di difficoltà come viviamo oggi.